Signore e signori, Claudio Guerrini e Cecilia Dazzi. Si vuole cominciare? Siamo arrivati praticamente a una categoria da premiare. Eh sì. L'utilizzo del genere, il miglior utilizzo del genere, perché questi ragazzi, ricordiamolo ulteriormente, non conoscevano il genere fino a un secondo prima della partenza delle 48 ore. Chi l'ha utilizzato meglio? Lo vediamo subito. I film sono sogni fatti ad occhi aperti. Ti portano su astronavi luminose, proiettate nello spazio o in mezzo a deserti aridi e sabbiosi, dentro camere buie senza uscita o su strade asfaltate tanto lunghe da non vederne la fine. Tutti riconosciamo i film di Sergio Leone come western, quelli di Alfred Hitchcock come thriller, oppure quelli di George Lucas come film di fantascienza. Ogni film appartiene ad un genere, ogni genere è un sogno diverso. Questi filmmaker hanno lavorato per 48 ore per realizzare il loro sogno. Signori e signori, Michele Andreozzi. Dove sei, Michela? Dove sei? Adesso ti vediamo scendere da questa scala. Arriverà anche un microfono sicuramente per Michele Andreozzi. Ciao. Il primo ospite premiante. Ciao. Ciao. Che bello scendere la scala. Attrice fantastica. Non l'avevo mai fatto, è emozionantissimo scendere la scala. Attrice fantastica. Anche meno di fantastica. Lo sanno chi sono. Bravina. Se la cava. Attrice, conduttrice radiofonica, siamo anche stati colleghi per un po' di tempo. Siamo molto colleghi. Siamo tutti colleghi, voi su Radio 2, io da un'altra parte, ma non importa. Adesso, il genere. C'è un genere in particolare che ti piace, Michele? Allora, no, sono contenta di premiare il genere perché secondo me la questione dei generi è delicata, perché adesso si parla molto di commistione di genere, no? Vabbè, ho fatto una cosa a cavallo, cioè per fare anche una commistione di genere, perché ho fatto una cosa a metà un po' Cohen, sì, no? Sì. Come amano ripetere a volte gli sceneggiatori. Cohen va. Bisogna saperli i generi e poi dimenticarli. Quindi per chi comincia anche come loro, sempre che abbiano cominciato, perché penso che alcuni avessero dell'esperienza, visti bellissimi risultati, il genere è fondamentale. Per un attore, io faccio soprattutto comico, quindi comunque è un genere che mi appartiene. E c'è un genere che a te piace, che vorresti fare? Che non hai mai fatto finora? Io vorrei fare una cosa tragicissima, naturalmente. Vabbè, come tutti, certo, gli attori ovvio, comici, esatto. Vorrei fare Lady Macbeth, ma non credo di avere le physique du rôle. Beh, adesso però aprirai questa busta e sarà un momento, diciamo, drammatico, tra virgolette. Vediamo come te la cavi. No, magari invece è un buon momento, no? vediamo. Le nomination. Miglior utilizzo del genere. Abbiamo tutta la notte. Fantasy. Clean and Chips. Black comedy. Viaggio. Romantico. Eccoci qua e posso finalmente per la prima volta nella mia vita e per prima questa sera dire and the winner is... Per il premio miglior utilizzo del genere di Tutto in 48 ore 2012 vince Clean and Chips. Clean and Chips vince il premio per migliore utilizzo del genere. Prego. Eccolo qua, il primo vincitore. Aspetta, mi ricordo chi Simone. Sei. Simone Di Maria. Fantastico. Hai visto? Beh, allora, grazie. Le tue prime parole da vincitore, dai. Grazie mille. Devo ammettere che questo genere è stato molto difficile per noi, anche perché io non sono un regista da commedia. Però diciamo che la troupe, dipartimento regia e sceneggiatori mi hanno convinto. Abbiamo litigato tanto sul balcone del Gianicolo, cioè stavamo veramente lì alla spinta quasi, e alla fine mi hanno convinto e è uscito un bel corto. Sono contento, quindi ringrazio soprattutto il dipartimento regia e sceneggiatura che mi ha convinto a farlo. Grazie. In 48 ore, bravissimi. Scusa, ti giro il colletto perché è la prima volta che prendi un premio in televisione. Fai sta figura con questo colletto. Giusto. Okay. Di Maria, che mi fa? Di Maria, un po', così. Quello glielo do io, vero? Il microfono lo riprendo no, io. Il microfono no, ma il premio sì. Quindi me lo prendo dall'ancella bella. L'ancella, la vestale. Ancella bella è come Marcella Bella. Tieni, sì. Simone, questo è il tuo premio. Fallo vedere.
Il primo premio della storia di Tutto in 48 ore a Simone Di Maria. Complimenti, complimenti. Bravo, Simone. Grazie, bravo. Michela, grazie. Ciao Claudio, grazie, grazie. Vieni qua. Io vorrei ringraziare anche Cecilia Dazzi che ha condotto meravigliosamente come si è prestata. Da grande attrice a fare anche la conduttrice. Carlo, non te ne andare, non te ne andare. Ringraziamo il regista Klaus Maienza, tutti quelli che hanno lavorato, tutti, i cameraman, i montatori che hanno montato in due secondi tutte le nostre puntate. Tutte le squadre anche. Le squadre, la produzione, la redazione, il trucco e parrucco e tutto quello che si dice, i tutor che avete visto ovviamente qui, tutti quanti, vincitori e non vincitori. Francesco De Vena, la voce ufficiale che avete sentito meravigliosa di questa splendida nottata. Eccolo Francesco De Vena, la nostra voce, un saluto anche da te. Stentorio, vai, stentorio. Grazie, grazie a tutti voi che avete partecipato. Beh, una manifestazione del genere merita, è come un altro applauso, credo. Certo che sì. Grazie a Rai 5 che ha creduto in questo progetto. Non era facile perché era comunque coraggioso. Una strada impervia che abbiamo percorso con tutta la nostra forza. Grazie a tutti, buonanotte. Grazie. Grazie per aver partecipato. Viva il cinema e viva Rai 5. Ciao.